Montefeltro TV, speciale amministrative per Mignano. La cosa che le piace di più di Fermignano? Indubbiamente la torre, il ponte e il lungo fiume. Sono la nostra cartolina e bisogna riqualificarle per farci far bella figura. Le persone, l'ambiente, tutto. Lo spirito di aggregazione e di solidarietà che c'è tra la gente. Ponte romano, torre medievale, che sono stati giudicati anche uno degli scenari più belli d'Italia. I fermignanesi. C'è un avversario, una lista che teme di più degli altri? No, nel senso quello che ho detto prima, a livello di parlare sicuro, a livello tecnico no. Assolutamente no. Assolutamente no. Temere non temo nessuno, perché altrimenti non mi sarei messo all'interno di questa sfida elettorale. Nessuna. Il primo atto che farebbe da sindaco? Riunire tutti i dipendenti comunali e spiegargli immediatamente che è cambiata il modo di fare e che ci sarà un'unificazione, un'apertura di più al pubblico. Rimboccarmi le maniche e mettermi a lavorare. Toglierò la cementificazione dal campo sportivo e quella dalla zona di Capaino. Innanzitutto rilanciare il rapporto con il nostro tessuto industriale e riprendere un governo del territorio serio. Riunire i cittadini e fare insieme un evento, una festa. Quali rapporti tra Urbino e Fermignano? I migliori possibili, visto e considerato che loro hanno un'università, e sfruttare il loro indotto universitario per portare comunque economia sul nostro territorio. Rapporti che vanno intensificati perché sono due città che sono strettamente collegate tra gli urbinati che lavorano a Fermignano, che abitano a Fermignano, e i fermignanesi che lavorano in Urbino. Buoni. Ci dovranno rinforzare. Rapporti di collaborazione e di sinergia nei progetti. Quali rapporti tra Fermignano e i comuni della Val Metauro? Ottimi. Bisogna mantenere i rapporti con tutti, dialogare con tutti, e quindi andare avanti insieme, in sinergia, per fare in modo che la nostra vallata comunque cresca, anche se noi siamo il comune più grande di tutti. Devono essere molto stretti, perché riusciamo ad andare avanti solamente se siamo insieme, gestiamo in comune dei servizi e condividiamo le problematiche più forti. Potenziali servizi che abbiamo in comune. Dovranno essere molto più vicini, dovremo creare reti commerciali insieme e dovremo farci forza come essere un unico comune e lavorare tutti quanti insieme per un unico obiettivo. Un percorso pedociclabile e ippico lungo tutta l'asta fluviale sul fiume Metauro per poter far rivivere la foresta del Duca Federico, dove andava a caccia, e quindi creare degli eventi che facciano memoria di quel passato. Cosa ne pensa riguardo alle 78 Fano Grosseto? È importante, è fondamentale avercela, però sarà un grande problema per noi perché chiaramente passa all'interno del nostro territorio. Vediamo quello che si può migliorare. Tracciato precedente secondo le regole giuste. La necessità di avere i progetti, uno studio di traffici serio e poi di lasciare la parola ai cittadini. Può essere un'occasione di sviluppo per il nostro territorio. Siamo stati abbandonati per tanti anni a livello infrastrutturale e non dobbiamo perdere questa occasione. Arteria assolutamente importante e strategica per il nostro territorio, progetto da seguire unitamente all'Unione Montana dell'Alto Vetauro. Cosa ne pensa della ferrovia Fano Urbino? È una bellissima opera, anche se tutti dicono che questa opera non serve e non sia economicamente sostenibile, non è assolutamente vero. Probabilmente con nuovi studi, e qui ci sta pensando il ministro Delrio, quindi non è un mio ministro, ci sta pensando lui alle riaperture totali. Non ho motivo di pensare nulla perché è stata abolita. In ogni caso ritengo doveroso mantenere il tracciato per poter i comuni tutti insieme, da Fano fino al nord, diciamo così, poter creare una pista che permette ai cittadini di frequentarla. Un'infrastruttura molto importante da non lasciare all'abbandono. Dovremo valutarla, dovremo valutare costi e benefici, dovremo valutare se ci sarà la possibilità, io mi prometto e vado per la riapertura. Anche questo è un progetto importante, la tratta ferroviaria Fano-Urbino è da ripristinare. Cosa ne pensa della situazione della sanità nell'entroterra? Siamo disastrati, abbiamo la necessità di migliorare la nostra situazione, perché in caso di un grave incidente numerico a livello di numeri il nostro pronto soccorso non è in grado di darci una risposta. Quindi stiamo mettendo a rischio la salute e l'integrità dei nostri cittadini. Ritengo che i cittadini dell'entroterra abbiano il diritto alla salute come i cittadini della costa.
quindi occorre dare delle risposte precise e dare loro tutte le garanzie. La situazione è drammatica, noi siamo contro l'ospedale unico e siamo per la valorizzazione degli ospedali dell'entroterra. Siamo stati sicuramente depotenziati nei confronti di una costa che ha fatto da assopiglia tutto. L'entroterra si dovrà riappropriare di tutti i suoi reparti, dovrà comunque essere potenziato e anche Fermiano nel suo piccolo dovrà avere certamente un potenziamento delle varie strutture sanitarie presenti. Assolutamente sbagliato fare delle riforme sulla testa dei cittadini, quindi difendere i presidi ospedalieri del nostro territorio, anche perché non si possono eliminare delle strutture senza prima avere delle alternative valide per i cittadini.